Parliamo di una nuova fase della storia della Cina, delle relazioni internazionali. L'espressione che la Repubblica Popolare Cinese impiega è quella della grande rinascita della nazione cinese. Se noi andiamo ad osservare l'aspetto economico, notiamo la necessità di integrare più strettamente l'iniziativa della nuova via della seta. È una posizione difficile. In primo luogo, la Repubblica Popolare Cinese, dall'inizio del conflitto, ha sottolineato la sua volontà di favorire il dialogo tra tutte le parti coinvolte nel conflitto per giungere ad una soluzione diplomatica. Ha però anche sottolineato come l'allargamento, successivi allargamenti della NATO ad est, a sua detta, abbiano contribuito allo scatenarsi del conflitto. Esistono vari punti di contatto tra la posizione della Repubblica Popolare Cinese e la posizione della Federazione Russa sul conflitto. Esistono anche dei punti di differenza. Sono l'enfasi che la Repubblica Popolare Cinese ha posto sul rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale degli stati. È questo il tipo di ambiguità che in situazioni gravi come quella che si sta verificando in Ucraina è purtroppo inevitabile. Il 4 febbraio scorso la Repubblica Popolare e la Federazione Russa hanno emanato un documento intitolato Dichiarazione congiunta sull'ingresso delle relazioni internazionali in una nuova era. Parliamo di una nuova fase della storia della Cina, delle relazioni internazionali e delle relazioni diplomatiche della Repubblica Popolare Cinese, che ha come ultimo obiettivo quella di creare un tipo di equilibrio globale diverso da quello che noi stiamo vivendo a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. L'espressione che la Repubblica Popolare Cinese impiega è quella della grande rinascita della nazione cinese. Lei può leggere un'indiretta condanna degli Stati Uniti, che sono rappresentati nei limiti della dichiarazione congiunta nel ruolo di egemone mondiale. Se noi andiamo ad osservare l'aspetto economico, notiamo la necessità di integrare più strettamente l'iniziativa della nuova via della seta con la partnership eurasiatica creata da Mosca nel 2014, che raggruppa la Federazione Russa e altri stati dell'Asia centrale. Quindi si va verso un fortissimo coordinamento delle due economie, ma non solo. Il percorso della nuova via della seta attraversa anche il territorio ucraino e aveva stabilito svariate forme di cooperazione con la Repubblica Popolare. Ricordiamo non solo l'export di mais, di minerali di ferro, di olio di semi di girasole. Ricordiamo soprattutto che Huawei era diventata l'azienda responsabile per la gestione dei sistemi di cybersicurezza dell'Ucraina. E oltre a ciò esisteva ovviamente anche lo scambio commerciale che vedeva la Repubblica Popolare Cinese in qualità di primo partner commerciale dell'Ucraina. La strada della costruzione di un ordine geopolitico diverso da quello attuale e l'impelagamento nella situazione in Ucraina sono strettamente collegati. La posizione di Pechino all'interno di questo scenario è una posizione che, dal punto di vista mediatico, è finora stata di sostegno alla Federazione Russa. Il confine tra l'informazione vera, la propaganda, le fake news e la speculazione è, come in ogni guerra, un confine molto labile. Esiste una guerra all'interno della guerra, una guerra che si gioca tutta sul terreno dell'informazione e soprattutto sul terreno dei social. Da un lato abbiamo avuto il rilancio da parte delle maggiori agenzie di stampa della Repubblica Popolare di contenuti prodotti dalle agenzie di stampa della Federazione Russa. Dall'altro abbiamo avuto l'uso di un linguaggio specifico che si riferisce alla guerra che è in corso in Ucraina come a un'operazione militare speciale e che invoca le particolarità e le specificità storiche che esisterebbero.